Ben arrivati da Autoaccessori Puglia e oggi vi spieghiamo su schema e l'abbiamo anche installato a banco un impianto Phantom, l'azionamento col telecomando a distanza. L'impianto è semplice, partiamo dalla batteria, diciamo questa è la nostra batteria, la chiamiamo B, abbiamo i due poli, quindi positivo e negativo. Dobbiamo andare su un relè e lo chiamiamo con la lettera R. E poi dal relè si va al compressore. Il nostro compressore con i tubicini fa suonare le nostre trombe. Facciamo tre cornetti. Come le vedete qua l'abbiamo posizionato uno, due, tre cornetti. Eccoli qua, i tubi 1, 2 e 3. Il compressore ha il segno meno e un segno più. Questo è il nostro lavoro da eseguire. Quindi si parte dalla lettera B, si mette il fusibile, lo chiamiamo F, e andiamo sul relè. Sul relè andiamo a collegarlo sul numero 30, se riuscite a leggere, c'è il numero 30, è l'ingresso della corrente. Quindi questo lo vediamo 30, questo punto uscirà da questa parte. Quindi diciamo, questo è il nostro ingresso, si chiama 30, uscirà in corrispondenza da questa parte. Ho sbagliato a fare il disegno, è così, vedete? Ed esce qua, in questa posizione. Di qua esce il positivo che va al nostro compressore, quindi questo è sempre il positivo. Poi abbiamo il negativo. Il negativo lo prendiamo e lo portiamo sotto il relè, da questa parte, quindi lo andiamo a mettere sotto l'87. Benissimo. Da quest'altra parte portiamo il segnale del nostro kit Phantom e lo chiamiamo F Phantom. Il kit Phantom è composto da tre fili, un nero, e gli mettiamo la lettera N, un filo rosso e uno giallo, lo chiamiamo G. Nero sul negativo, rosso sul positivo. E andiamo dopo il fusibile, quindi andiamo a collegare in questo punto. Il giallo lo portiamo da questa parte. In relè in realtà c'è una bobina che con il negativo, il positivo che lo azioniamo noi con il nostro telecomando, lo chiamiamo T, farà il telecomando una volta azionato. Farà uscire dal filo giallo la corrente che andrà sulla bobina che, eccitata, farà passare questa corrente. La corrente farà suonare il compressore. Ma andiamolo a vedere. Ecco qua. Vediamo la batteria, quindi vediamo il nostro polo positivo. Abbiamo fatto installazione veloce così a banco e andiamo sotto il nostro 30, il compressore. Di qua esce la corrente e va sotto il compressore. Poi vediamo il filo negativo eccolo qua negativo il negativo come lo vedete arriva qui sempre sul relè contemporaneamente va sotto il compressore quindi fa un ponte negativo va al relè contemporaneamente va sotto il compressore e qui si prende anche la massa per il nostro kit Phantom. Il kit Phantom che vi spiegavo ha il negativo, il positivo, che sono rispettivamente positivo e negativo della batteria, il giallo e l'uscita. Se seguiamo il giallo, arriva sul relè che andrà a eccitare la bobina. Che succede? Chiudendo questo contatto, la corrente passa dalla batteria, farà suonare il nostro compressore. Ma ve lo faccio ascoltare. Questo è il telecomando. Lo aziono. Adesso l'abbiamo staccato, quindi da qualsiasi distanza voi lo azionate e lo staccate. Questo è il kit Phantom che Autoaccessori Fratelli Puglia Sala Consilina ha provato a fare una spiegazione per voi. Arrivederci e alla prossima. Ben arrivati da Autoaccessori Puglia, continuiamo la spiegazione di questo video dove avevamo spiegato l'azionamento col telecomando del nostro kit Phantom.
col telecomando. Ma un nostro cliente ha detto: ma se io voglio azionare sia da remoto, quindi col telecomando, e sia quando sono dentro l'auto, come devo fare? Molto semplice. Abbiamo un pulsante, il pulsante ha un ingresso e un'uscita, prendiamo la corrente dalla batteria polo positivo, lo andiamo a portare sul giallo del relè. Quindi quando andiamo a schiacciare il nostro pulsante, avviene una continuità della corrente che aziona il nostro relè che farà suonare la tromba. Ma vediamo. Questa è una spiegazione di Autoaccessori Fratelli Puglia Sala Consilina. Spero che vi è piaciuto il video. Se vi è piaciuto, mettete pure un like. Grazie e a presto.